di Tommaso, insomma, ancora riuscite a definirne il colore. Il colore? Tutto quello che mi passa per la testa sembra avere senso quando penso che la vita forse un senso non ce l'ha. Il tempo passa anche per noi, è un tempo vigliacco, perché invece di allontanarci dai figli ci avvicina sempre più a loro. Diventiamo fragili come loro, svampiti come loro, sempre più soli come loro. Dobbiamo far capire che l'autismo è un problema di tutta la società, non il nostro fioretto quotidiano. Siamo in fondo persone come tutte le altre, solo che abbiamo un figlio che nessuno reclamerà mai, perché non ha doveri e ha molti pochi diritti. È con il docufilm Tommy e gli altri che l'associazione Autismo Arezzo porta nelle scuole medie e superiori di Arezzo il tema dell'autismo e della diversità. È il primo evento che precede il 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo, e che darà il via al mese blu. Il film di Gianluca Nicoletti, padre di Tommy e giornalista, è un viaggio nel mondo dell'autismo con leggerezza e consapevolezza. Racconta la vita quotidiana di famiglie e ragazzi, ingiustizie, problematiche, speranze. Una di queste è che un giorno il mondo possa capire che una persona autistica non è solo questo, ma ha desideri e sogni. È interessantissimo che si faccia nelle classi e con le classi. I ragazzi vanno assolutamente sensibilizzati, bisogna dar loro lo spazio di percepire, digerire e poi anche di esprimersi. Dal vostro punto di vista delle insegnanti, presumo che la formazione, insomma tutto quello che riguarda l'aggiornamento anche su questa tematica sia fondamentale. È fondamentale, è assolutamente fondamentale, perché saperne sempre di più fa bene, anche perché appunto lo spettro autistico è ampio, è vasto, e quindi siamo tenuti ad aggiornarci, a saperne sempre di più e ad aprire anche il nostro cuore. Dobbiamo sapere con la testa e con il cuore, secondo me. Al momento siamo certi che nostro figlio avrà un valore solo quando noi non ci saremo più. Così qualcuno sarà finalmente libero di sbatterlo nella sua bella discarica per umani da cervelli imperfetti. Penso che il capoccione riccioluto di Tommy sarà rasato a zero. Diranno che è una misura necessaria per l'igiene, ma in realtà vorranno essere sicuri di far morire per sempre anche il ricordo di ogni mia lacrima e ogni mia carezza, tutte quelle che ci avevo lasciato attaccate negli anni di follia passati assieme a lui. 10 anni fa non si parlava in televisione di autismo. Io mi ricordo che ero barricata in casa a piangere sulla condizione di mio figlio. Adesso, grazie a Dio, non è così, grazie anche al mondo associativo, al terzo settore, che si sta dando molto da fare. Certo, non si può nemmeno stare tutto il giorno a disegnare una casetta con il sole quando il sole se ne va. La realtà è una merda, ma non finisce qua. Passami il mantello nero, il costume da guerra, ogni soldo il mondo intero, con un pugno di poesie.